Da orfani purtroppo di Goku Super Saiyan 3 possiamo però almeno provare il buon Tapion. A stelle manco bassine. Tra l'altro animazione splendida, non so se l'avete vista questa qui di Hildegard nella carta, veramente fantastica l'animazione segreta insomma. Ma io vi ricordo prima di iniziare che ci vediamo questa sera in live, mi raccomando, perché continuano assolutamente le pull, dobbiamo andare alla ricerca di Goku Super Saiyan 3, quindi mi raccomando non mancate. E magari anche alla ricerca di qualche altra stellina su Tapion, perché questo qui sembra essere veramente un gran personaggio, soprattutto essendo support, ragazzi. Sapete benissimo i support quanto futuro hanno all'interno di questo gioco. Oltretutto lui è un kit veramente veramente buono, ma buono buono. Ha sulla verde, comincio già a sottolinearvelo, la nullifica degli special cover change per 5 timer counts, quindi veramente ottimo. Ci buffiamo il danno da special move fino ad un 90%. Incrementiamo il draw speed di 2 livelli, raga, ok. Special move dalla distanza, strike che infliggono bleed. Queste sono le stats, in realtà non ve le avevo fatto vedere. Comunque è un personaggio che fa il suo probabilmente, o farà il suo comunque dal punto di vista anche difensivo, ma anche offensivo si spera. Anche se ve lo dico, ve lo anticipo, non catturerà sicuramente l'occhio da quel punto di vista. Perché? Perché è un support. Lui deve far fare più danni agli alleati piuttosto che farne lui stesso. Comunque, personaggio molto basato sulle verdi, ve lo dico, perché comunque la verde, cioè come avete potuto ben vedere, gioco solo col draw speed livello 2 e con la nullifica e tanta roba. Vedrete il team che io ho creato dietro. Abbiamo quindi main pescata della verde, restore del 25% di HP e 30 ki per gli alleati, 25 su strike damage inflitto dagli alleati, quindi danno puro, tanta roba questa cosa. E in più, va bene, esiliamo blast del nemico eccetera, questa è la Z-ability, mentre nel momento in cui lui crepa infligge danno sia sul nemico presente in campo e sia sulla panchina del nemico. E abbiamo 80% danno inflitto quando lui entra sul campo di battaglia, riduzione del danno 50%, distrugge una carta del nemico, va bene, cosa abbastanza standard. Abbiamo poi, quando l'attacco del nemico è finito, gli abbassiamo il draw speed di un livello, infliggiamo quindi debuff sul danno ricevuto, sealiamo le strike e non possono essere usate per 2 damage counts. Vabbè, cose che a me non fanno troppo troppo impazzire. Cosa importantissima, lui quando sta in panchina e veniamo rushati, praticamente rientra subito, può rientrare immediatamente, perché come potete ben vedere abbassa di 10 damage counts, si abbassa di 10 damage counts la rientrata quando il nemico ha Rising Rush, tanta roba questa qui. Quando invece va in standby, e qui arriva ovviamente il support moment, tra virgolette, pesca una carta se ne abbiamo 3 o meno, quindi pesca una carta all'alleato che entra. Dà più 25% di danno inflitto sempre all'alleato o agli alleati in generale. E quando ogni volta che usa una carta dà un più 20% di strike damage inflitto. E abbiamo anche un restore di 10 ki. Ragazzi, tanta robetta sto personaggio, sapete? Veramente tanta roba. E quando colpisce con le strike, sealiamo le special move e le verdi, insomma, per 5 timer counts, infliggiamo meno 20 alle altre situation. Raga, un bel personaggio, lo andiamo a provare all'interno di questo team in cui voglio utilizzare assolutamente quello di Whis, in modo da sparmare un po' di verdi sia per lui e sia anche per altri. Quindi è un gold key praticamente, però con lui di deslottato. Vediamo come rende. Detto questo, primo match, mamma mia quanto bello lo stage tra l'altro. Allora, primo match Tapion, mi raccomando non ci deludere. Allora, mi servirebbe una verde. Avrei tanto bisogno di una verde perché lui c'ha doppio cover change sulle strike, esatto. Allora, la special move mi pare che è dalla distanza, giusto? Allora, verde la possiamo fare, la faccio tranquillamente. Ah, è vero, cambiava assolutamente le blast in strike. Perfetto, ottimo. In teoria io potrei anche lanciarmi tranquillamente di strike. Ma guarda che botte che sta dando però. Ok. Vai, lanciamo pure questa special move. Vediamo quanto facciamo di danno. Ok, la verde ovviamente se non sbaglio ci buffa il danno da SM, quindi noi faremo sempre più danni poi successivamente. Scusami, devo fare tutta la fight con Tapion. Poi sta azzeccando dei danni clamorosi, ma non capisco se è a causa del team o meno. Fa praticamente tutto il match con Tapion questo tizio. Allora, come vedete le verdi, raga, ce le spamma a mai finire. Qui ci vorrebbero HP. Ci vorrebbero un po' di HP in bench, assolutamente. Quello sì. Sta giocando in modo un po' strano il nostro avversario, devo dirlo. Vabbè, è un match da prendere
relativamente in considerazione questo qui, mi sa. Ah, è giusto per vedere un po' di dannetti e per vedere come si muove la carta. Ok, perfetto, beccato. Sì, vengono proprio smontati. Ci avrà qualche problema nella creazione del team, sto tizio, non lo so, è un po' strano. Vediamo le botte. Ok. Ah, Goku Super Saiyan 3 adesso ha attivato il gauge, attenzione. Attenzione che ha attivato il gauge ora. Ci locca pure e fa robe così, robe veramente interessanti. Ok, ok, ok. Ah, vediamo, vediamo questa. Questa è una cosa interessantissima. La sua nuova meccanica. Quanto è di danno? Nemmeno malissimo, sapete? Nemmeno malissimo. Però bisogna capire un attimo su Goku, cioè sugli altri, se avrebbe fatto... Non lo so, onestamente, non lo so. Poi vediamo, dai. Secondo match, Tapion. Dai, mi raccomando. Ok, va bene. Ok, giusto per valutare un attimo la tenuta. Oh, su una LF comunque forte, attenzione, molto forte. Ah, tra l'altro guardate qui, gli abbiamo inflitto per 2 di meno draw speed. Perché il primo gliel'ha inflitto Tapion quando l'attacco del nemico è finito. Il secondo invece gliel'ha inflitto Whis. Che cavolo! Oddio, ma sti due sapete che fanno una combo fantastica, molto carina. Ok, vediamo. Oh, mi ha fatto pescare la carta effettivamente. Cavolo, non me la ricordavo. Cioè, l'avevo già dimenticata questa cosa. Ovviamente, ragazzi, essendo il primo showcase, essendo le mie prime partite in realtà con Tapion, devo ricordarmene di questa cosa. Però avete visto? Mi è già servito tantissimo con Vegeta. Ottimo. Vabbè, famo così. Ma che cosa stanno combinando questi? Goku terzo non dovrebbe avere il gauge... Oddio. Com'è possibile che il gauge non esista? Ah, ecco, ok. Pareva strano. Ah, peccato qui. Gran peccato. Lui da Last Man diventa clamoroso. Veramente clamoroso. Diventa clamoroso. Vediamo se ce lo shotta. Potrebbe, ve lo dico. Ok, sì, sì. Diventa veramente OP col gauge attivo, raga. Poco da fare. Danno, valutiamolo qui. Cavolo, quasi mezza vita gli ha fatto. Scusatemi, gli ha fatto quasi mezza vita. Comunque lo potevo rushare tranquillamente questo, eh. Vabbè, dai, finiamola senza rush. Ma dove, che botte però, Vegeta. Abbastanza resistente, mi dicono, sto Goku, però. Va bene, va bene. Offensivamente, raga, col gauge è OP. Difensivamente un po'... Va bene, prossima. Altro match, let's go. Allora, abbiamo doppio giallo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione con Whis. Lancio subito questa SM. Poi ci facciamo questa verde. 174, perfetto. Dobbiamo considerare che a 169 noi finiamo. Ok, abbiamo già finito praticamente. La nullifica degli special cover change. Allora, partitella che lagga un pochino. Beh, no, raga, comunque sapete che azzecca dei dannetti mica male questo qui. Ok, ok, ok. Ok. Sta verde, 161, perfetto. Posso andare tranquillissimo ancora qui, senza alcun problema. Mi ha pescato la strike su Vegeta qui. Mi ha pescato la strike su Vegeta e ragazzi, ve lo dico, è stata fondamentale perché mi ha permesso di poter lanciare quelle due carte per poi attivare la ulti e portarmi a casa sto bala. Oh, ma sapete che sta line up è carina? Per quanto riguarda queste combo. Sapete che non per nulla male sta roba? Oh mamma. Scusatemi, Fanno delle combo carinissime questi. Ragazzi, Tapion, tra l'altro, supporto... Allora, gli avessero dato la verde nel kit. La verde nel kit come Whis, perché io qui sono costretto a usare Whis. Cioè, devo giocare con doppio support praticamente per sfruttare le verdi, eccetera. Però non c'è bisogno manco, sapete, a dirla tutta.
Verde nel kit, levavamo di mezzo Wiz, raga, facevamo delle line-up a dir poco clamorose. Comunque prossima e ultima. Ultimo match per Tapion. Allora, sapete cosa voglio fare questa partita? Voglio provare a vedere se riesco a fare tantissime combo con Tapion. Anche perché, ricordiamolo, e non l'ho sfruttato, mi sa, ancora. Ricordiamo che lui, dopo la verde, ottiene un draw speed per 2. Ecco qui, allora. Entriamo in combo magari con Wiz. Vediamo se riusciamo. No, peccato. Allora, qui potrei metterci tranquillamente dentro Tapion. Ok. Allora. Verde. 160-155. Vediamo. Vediamo. Devo riuscire ad entrare in combo, però. Ottimo. Siamo entrati. Peccato che sia già finito. Allora, dura un po' poco questa verde, va detto. Però attenzione perché io posso ancora riutilizzarla. Vediamo. Main. Strike. Cavolo, in realtà avevo perso pure la combo. Draw speed per 2. E let's go meno 1. Poi. E let's go meno 2. Oh mio Dio. E non l'ho manco sfruttato benissimo il draw speed per 2 della verde. Attenzione. Ragazzi, l'abbiamo distrutto. L'ha distrutto Tapion in realtà. Oh mio Dio, che personaggio è sto coso? Verde. Draw speed per 2, ma manco ci servirà, perché... Ci vediamo questa sera in live.